A braccetto nel girone C del campionato di prima categoria, Torgiano e Nuova Gualdo Bastardo, si gioca al Fausto Braca, una gara che viene diretta dal signor Valentino Galatà della sezione di Perugia. Torgiano in maglia azzurra con pantaloncini invece gialli, risponde la Nuova Gualdo Bastardo in completa tenuta nera. Dicevo a braccetto, sarà così anche alla fine di questa partita. L'undicesima opportunità per la squadra ospite, con Bajamai il pallone tirato, colpito bene, ma l'Aloni è attento e manda il pallone sul fondo. Al trentesimo c'è un infortunio per un giocatore, eccolo qui, è il numero 4 del Torgiano, Cantarini, che si accascia a terra, forse problemi al ginocchio, non lo so, un po' di dispiacere, vedete, anche per il numero 2 ospite Pellegrini. Comunque la squadra di Sciurpa subito colpita duro in questo momento dall'infortunio, come abbiamo visto, del numero 4, si rimane a lungo a terra e poi è costretto addirittura ad uscire con la barella in bocca al lupo, dunque al numero 4 del Torgiano, Cantarini. Davvero brutta questa scena, anche se fa parte ovviamente del calcio. Passiamo al 35esimo, Torgiano in avanti con Piselli che serve questo pallone in area di rigore, strepitosa l'uscita di Feliciani a dire di no al tentativo di tiro di Tintillini. Ancora il Torgiano, pericoloso, la palla schizza in area di rigore, vola il portiere ospite al 40esimo a negare la gioia del gol al Torgiano. Torgiano che poi sul finire ha anche quest'altra opportunità, però la conclusione di Bastianini è alta sopra la traversa. Era l'ultima opportunità per quanto riguarda la prima frazione. Con le immagini andiamo alla ripresa, non ci sono state tantissime opportunità da parte di entrambe le squadre. Terzo minuto, la Nuova Gualdo Bastardo che si fa pericolosa, ci andiamo tra pochissimo con questa azione, peraltro giocata molto bene, con Antonelli che prova lo sfondamento, tocca un ottimo pallone a Bajamai che però si impappina un po' al momento del controllo, favorisce così l'ottima risposta di Laloni sul tiro in allungo con la gamba destra. Ancora all'undicesimo la squadra ospite di Fausto Ricci che prova ad infilarsi in area di rigore, il tiro da prima intenzione di Meniconi respinge ancora l'ottimo Laloni, ha provato la squadra dell'ex Ricci a portarsi in vantaggio. La risposta del Torgiano al 17esimo con Bastianini, sinistro alto, e poi al 26esimo quando fugge Busti sulla destra, prova a mettere in mezzo il pallone, viene respinto, poi ancora un traversone e Bastianini che non riesce a correggere il cross. Ultima opportunità nel nostro taccuino al 30esimo, il Torgiano lavora ancora il pallone con Bastianini servito da Piselli, azione abbastanza prolungata, riceve lo stesso Bastianini che converge, apre ancora sulla sinistra l'ottima giocata di Piselli in area di rigore, Piselli il destro è ancora bravo, Feliciani dunque a ribadire che in questa partita a vincere sono stati i portieri, perché finisce 0-0 fra Torgiano e Nuova Gualdo Bastardo. Torgiano e Nuova Gualdo Bastardo che proseguono dunque a quota 29 in classifica ad un solo punto dalla BM8 Spoleto, che per il momento significa playoff. 1-0-0 un po' strano perché tutte e due le squadre avrebbero potuto vincere la partita. Abbiamo subito delle azioni, soprattutto un primo tempo molto scarico a livello nervoso, questa è una cosa che mi fa tremendamente preoccupare, perché altrimenti nella situazione in cui siamo, cioè a ridosso della zona playoff contro una pari grado, dovevamo approcciare la partita in maniera differente. Comunque non ci siamo riusciti, abbiamo concesso qualcosa di troppo su errori marchiani nostri, però per fortuna e anche per bravura del nostro portiere non siamo riusciti, siamo riusciti a non prendere gol. Poi potevamo obiettivamente, con un secondo tempo di natura diversa dove abbiamo giocato molto meglio, farlo e non ci siamo riusciti. 1-0-0 quindi un po' strano, però mi aspettavo sinceramente da parte nostra una prestazione migliore, quindi probabilmente anche avessimo vinto non era la partita che avremmo dovuto fare, perché soprattutto contro una squadra Nuova Gualdo Bastardo che viene qui in 15, quindi con dei problemi anche di formazione, ho visto c'avevano anche qualche assenza, potevamo fare qualcosa di più. Questi sono punti
che si ricercano, soprattutto contro una diretta concorrente, però è chiaro che è difficile, è facile fare analisi dopo la partita, è più difficile inculcare questa mentalità dall'inizio. Ripartiamo e vediamo, insomma, adesso abbiamo una trasfertaccia a Foligno, vediamo, insomma, di fare più punti possibile, ma comunque il nostro cammino è quello di ragionare partita dopo partita e vediamo dove arriviamo, insomma. Ma è stata una bella partita, è combattuta, per noi è una partita difficile, ma è una partita importante, quindi abbiamo preso questo punto che secondo me per il proseguo del campionato era ed è importante. Certo, per come magari per le occasioni avute, tipo il primo tempo con Baggiamai due volte, anche nel secondo tempo, purtroppo quando viene a giocare queste partite qui, se non fai gol poi rischi sempre poi in qualche situazione di andare sotto, però siamo stati sempre in partita, concentrati, attenti. Peccato anche oggi aver preso due ammonizioni a due giocatori diffidati, quindi ci costringe ancora una volta a giocare anche domenica prossima con una formazione rimaneggiata, però va bene così, andiamo avanti e partita dopo partita, tanto io ragazzi, io ho detto, rimangono 13 o 12 finali, quindi ci proveremo in tutte le maniere a entrare dentro i quattro dei playoff, insomma questo è poco ma sicuro.